Blitz dei carabinieri questa mattina in territorio di Acate contro le fumarole. Quattro persone denunciate, tra cui un minorenne, scoperta anche una discarica abusiva. L'ospedale Busacca di Cicli, abbandonato e penalizzato, esposto in procura contro il grave stato di incuria nella zona antistante il pronto soccorso. Rischia la chiusura il reparto di chirurgia. Presentata ieri a Ispica l'ottava edizione della Festa del Pomodoro di Pachino IGP, che si terrà a Marzavemi dal 2 al 7 agosto. Presenti chef di caratura nazionale. Fine settimana di selezioni al centro commerciale Modicano per il concorso Un Volto per la Fortezza. Tanti premi in palio per chi viene selezionato e per chi vota acquistando al centro commerciale. Bentrovati con l'informazione di Canale 74 e lotta senza quartiere delle forze dell'ordine contro il fenomeno delle fumarole, che sta continuando ad imperversare come ogni anno anche in provincia di Ragusa e soprattutto nella zona iparina. A conclusione di una specifica operazione, i carabinieri hanno già denunciato quattro persone e scoperto una discarica di oltre 500 metri quadrati con rifiuti altamente inquinanti. Si è conclusa con la denuncia di quattro persone e il sequestro di una discarica abusiva, un'operazione avviata nell'ambito dei controlli predisposti dal comandante provinciale dei Carabinieri di Ragusa, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura ambientale, oltre che l'annoso fenomeno delle fumarole. I militari della Compagnia di Vittoria nelle prime ore di oggi hanno sottoposto ad attività ispettiva numerosi appezzamenti agricoli situati ad Acate, in contrada di Rillo, rinvenendo di fatto una vera e propria discarica abusiva per lo smaltimento illecito di rifiuti e alcune zone interessate dalla combustione di plastica e di scarti di coltivazioni serricole con relative ceneri e residui, sequestrando il tutto. In particolare, i militari della locale stazione, grazie alla profonda conoscenza del territorio di competenza e nello specifico delle aree rurali e agricole molto diffuse, hanno concentrato la loro attenzione su alcuni terreni situati sempre nella zona di Dirillo e, dopo averla monitorata per diversi giorni, è scattato il blitz, durante il quale sono stati rinvenuti numerosi e consistenti cumuli di rifiuti per svariate tonnellate, costituiti da inerti, materiale plastico e rifiuti organici di ogni genere. Inoltre sono stati rilevati appezzamenti di superfici interessate dalla combustione di materiale plastico proveniente dalle serre agricole vicine e dalle relative ceneri, che sono stati quindi sottratti al regolare smaltimento, nonché di rifiuti vegetali provenienti dall'attività serricola. L'accumulo di rifiuti speciali e delle relative materie plastiche, ed in particolare la loro combustione, provoca lo sversamento nel terreno di liquidi e sostanze altamente nocive, quali le diossine e i policlorobifenili, che possono inquinare il suolo e le relative falde acquifere, mentre nell'aria si liberano idrocarburi policiclici altamente inquinanti. È scattata così la denuncia a piede libero per quattro persone: tre vittoriesi di 46, 21 anni e un minorenne, e un rumeno di 25 anni. Tutti, dinanzi all'autorità giudiziaria di Ragusa, dovranno rispondere dei reati di abbandono, combustione e smaltimento illecito di rifiuti speciali con emissioni diffuse in atmosfera di polveri. L'intera area di oltre 500 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro e sono tuttora in corso accertamenti di natura tecnica finalizzati all'individuazione di corpi metallici nel sottosuolo, al fine di accertare il livello e la gravità dell'inquinamento prodotto. Le indagini pertanto sono suscettibili di ulteriori sviluppi. L'attività ispettiva di oggi si inquadra nell'ambito dei controlli in materia ambientale che l'Arma dei Carabinieri sta effettuando in tutto il territorio ragusano. Un orto articolato diretto in Francia, con un carico di ortaggi, uva e pomodori, ha preso fuoco ieri sera mentre percorreva la strada provinciale 5 che da Vittoria incrocia la strada statale 514 per Catania. Le fiamme sarebbero divampate nella parte posteriore del semirimorchio, presumibilmente a causa di un guasto. Scattato l'allarme, la sala operativa 115 ha disposto l'invio della squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Vittoria in una autobotte per il rifornimento idrico da Ragusa. Avuta ragione delle fiamme, è stato necessario liberare la sede stradale e recuperare il carico.
Momento nero per l'ospedale Busacca di Scicli, stato di degrado e di abbandono davanti al pronto soccorso del nosocomio. È già partito un esposto alla procura. Intanto la senatrice Padua e l'onorevole Di Giacomo difendono il reparto di chirurgia. L'eventuale chiusura sarebbe un grave errore. Le immagini parlano chiaro e non lasciano molti dubbi sul reale e grave stato di incuria nella zona antistante l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Busacca di Scicli. Un evidente totale stato di abbandono. Oltre al degrado, l'insalubrità, dato che ci si trova in un contesto ospedaliero, le cataste di ferraglie abbandonate rappresentano anche un pericolo soprattutto per i pedoni, quanto per i mezzi che vi accedono, come ad esempio le ambulanze. È la vibrante denuncia che arriva da Antonio Firullo, ex coordinatore di Fratelli d'Italia a Scicli. Le foto raccolte raccontano di aree di un cantiere di lavoro in stato di totale degrado e senza alcuna protezione, onde evitare che chiunque, cittadini, pazienti, medici, ma soprattutto bambini, incautamente possano introdursi. Uno stato di trascuratezza vergognosa che mette a rischio l'incolumità pubblica dei pazienti e dei propri familiari, non tralasciando che tutto ciò va a discapito della nostra città e del suo decoro, scrive Firullo, che chiede al prefetto, al procuratore, ai carabinieri e ai commissari di provvedere urgentemente alla messa in sicurezza di tutte le aree. Ancora è stato di abbandono nell'ospedale Busacca di Scicli, installando soprattutto delle recinzioni onde evitare che chiunque possa accedervi, così da migliorare il manto stradale esistente già abbastanza deteriorato e l'installazione di apposite e resistente balaustre ai bordi delle vie già sprovviste a protezione degli automezzi. Chiedendo che la procura indaghi su quali sono i motivi e le origini di un simile stato di abbandono, intanto sempre in merito al Busacca, l'onorevole Pippo Di Giacomo, presidente della Commissione Salute all'Ars, e la senatrice Venera Padua intervengono sulla questione del reparto di chirurgia del nosocomio sciclitano. La notizia di questi giorni è infatti la paventata chiusura del reparto. Secondo Di Giacomo, sospendere le attività di chirurgia dell'ospedale di Scicli, al di là di situazioni transitorie determinate dal ricorrente problema delle ferie estive, sia un errore che va corretto. E spiega come a Comiso il reparto di chirurgia sviluppa una produttività di oltre 3.000 interventi l'anno, alleggerendo le liste d'attesa che sono il male endemico della sanità siciliana. L'idea dell'ospedale riunito lascia ai manager ampi spazi di manovra, ovviamente all'interno dei limiti del personale, argomento nel quale l'ASP di Ragusa è stata da noi ampiamente risarcita dai tagli del 2010, spiega Di Giacomo. L'allarme legato al reparto di chirurgia dovrebbe quindi essere legato al periodo feriale, spiega la senatrice Venera Padua, che però sottolinea come non si vorrebbe che questa precarietà diventasse strutturale e quindi una circostanza che impedirebbe il mantenimento di un presidio importante sul territorio per alleggerire le liste d'attesa e ridurre il carico di lavoro delle altre realtà ospedaliere. Ci si chiede, dice la Padua, le ragioni per cui si vuole smantellare una struttura del genere e spostare personale difficilmente recuperabile dopo le ferie. Una scelta non condivisibile rispetto alla quale chiederemo spiegazioni ai vertici dell'ASP di Ragusa. La Regione ha fissato per l'11 settembre la data delle elezioni per i liberi consorzi, ma i comuni di Lico di Eubea, Piazza Armerina, Niscemi e Gela, che aspettano ancora di migrare rispettivamente verso Ragusa e Catania, insorgono sostenendo che le elezioni saranno nulle se l'ARS non si esprime prima sulle modifiche dei confini territoriali. La data per le elezioni per i liberi consorzi siciliani è stata fissata dalla Regione per l'11 settembre, decisione che ha fatto insorgere i comuni di Lico di Eubea, Piazza Armerina, Niscemi e Gela. Queste città, lo ricordiamo, sono ancora nel limbo e attendono che l'ARS approvi la migrazione territoriale, per cui i rispettivi consigli comunali si sono già espressi favorevolmente. Piazza Armerina, Gela e Niscemi avevano infatti chiesto di aderire alla città metropolitana di Catania, mentre Lico di Eubea voleva migrare verso Ragusa. Ora i comitati cittadini si preparano al ricorso al TAR dopo aver già diffidato la Regione, visto che le elezioni sarebbero nulle. Secondo i comuni e i comitati promotori non si può tornare a parlare di elezioni e addirittura fissare una data senza prima aver risolto e completato l'iter disposto dalla legge regionale 15-15. Ma Crocetta non ci sta e risponde a muso duro che il suo compito è indire le elezioni e così lui ha fatto. Il resto spetta all'ARS. Bisogna infatti definire i confini territoriali, gestire la fase di passaggio del personale, delle proprietà e dei debiti che ogni comune evidentemente porta come dote. Crocetta difende se stesso e l'assessore dell'Ignavia dell'ARS, scaricando su quest'ultima tutta la colpa di un fallimento annunciato. Non fanno un passo indietro nemmeno i comitati promotori, che si dicono pronti allo scontro con la Regione per difendere la libertà e la democrazia. I comuni vanno quindi avanti con il ricorso al TAR per chiedere l'annullamento degli atti relativi all'indizione alle elezioni. La legge 15-15 deve essere completata con il voto all'ARS della definizione dei confini territoriali.
Tuttavia la politica palermitana sembra tutt'altro che aperta a favorire la migrazione dei quattro comuni, perciò la via del ricorso al TAR per sospendere le elezioni è obbligata per comitati e comuni interessati. Udienza a Lampo ieri per Veronica Panarello, tutto rinviato al prossimo 29 settembre. Le prossime udienze sono state fissate poi per il 3, il 5 e il 7 ottobre. In queste date saranno ascoltate le parti della difesa e dell'accusa. Ieri è depositata la perizia sull'arma del delitto da parte dell'avvocato Francesco Villardita, difensore di Veronica Panarello, e la perizia psichiatrica da parte dell'avvocato Daniele Scrofani, che rappresenta il papà di Loris Stival. È stato approvato il bando per l'incentivazione delle nuove rotte all'aeroporto di Comiso. L'ex provincia regionale ha dato quindi il via libera agli interventi di sostegno e promozione in favore dell'aeroscalo Ibleo, con un impegno spesa di oltre 1 milione attraverso l'utilizzo dei fondi ex Insicem. Mentre si attende lo sblocco dell'impasse che dovrebbe portare alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione scaduto il 31 dicembre scorso, all'aeroporto di Comiso si guarda al futuro puntando alle nuove rotte per incrementare ancora di più il traffico di passeggeri e di conseguenza lo sviluppo turistico del nostro territorio. In questi giorni è stato annunciato il nuovo volo Comiso-Birmingham, che sarà operativo da maggio a ottobre del prossimo anno, e adesso si punta a sviluppare i collegamenti con altre destinazioni dell'Unione Europea ma anche del territorio nazionale, sfruttando i fondi della cosiddetta continuità territoriale. Dall'ex provincia di Ragusa arriva la notizia che il commissario straordinario Dario Cartabellotta ha approvato il bando stilato e trasmesso dalla Soaco per l'incentivazione delle rotte con i fondi a valere ex Insicem. Il bando prevede interventi di sostegno e promozione in favore dell'aeroporto di Comiso per un impegno di spesa di 1.350.000 euro, ed ha ricevuto pure il via libera della commissione di valutazione istituita presso la Commissione Europea Direzione Generale di Concorrenza. Rispetto alle intese raggiunte in prima battuta con la Commissione europea, il bando ora prevede che per ciascuna rotta l'aiuto venga concesso alla compagnia aerea per un periodo massimo di 3 anni, rispetto alla formula precedentemente concordata di un aiuto concesso per una durata complessiva di 2 anni, a fronte dell'impegno irrevocabile da parte del beneficiario di assicurare l'esercizio di quella rotta per cui ha avuto l'aiuto per ulteriori 2 anni. Questa variazione è stata approvata seppure informalmente dalla Commissione. Si aspetta ora la comunicazione ufficiale, ma Soaco e Libero Consorzio Comunale di Ragusa hanno deciso ugualmente di pubblicare il bando per accelerare i tempi. La nuova formula, aiuto concesso per un massimo di 3 anni, rende più appetibile il bando per le compagnie invece di un impegno di 2 anni più 2. Ci si augura che questa sia la volta buona e che finalmente si possa arrivare ad un ventaglio di rotte più ampio verso Francia, Spagna, Germania, Inghilterra ed altre nazioni, ad esempio dell'est europeo. Il presidente della sezione ASCOM di Santa Croce Camerina, Vitaliano Pollari, ha invitato gli associati, le cui attività e gli esercizi commerciali ricadono sul territorio comunale, a fornire la massima collaborazione alla campagna avviata dall'amministrazione comunale, che sulla base dell'ordinanza emanata nei giorni scorsi dal presidente della regione mira a differenziare i rifiuti. A partire da oggi, rende noto Pollari, dopo aver ricevuto comunicazione in proposito dal sindaco Franca Iurato, personale del comune e della ditta incaricata del servizio ambientale, provvederà alla distribuzione degli appositi contenitori, fornendo nel contempo le opportune informazioni circa l'organizzazione della raccolta differenziata. Saranno forniti dei carrellabili, dice Pollari, che consentiranno a ciascun operatore di selezionare le varie tipologie di rifiuti. Siamo coscienti circa il fatto che è indispensabile fornire una piena collaborazione per incentivare il più possibile la raccolta differenziata. Siamo naturalmente favorevoli a questa iniziativa. Nei prossimi giorni organizzeremo anche una riunione che ci servirà per un confronto su come sarà possibile migliorare ulteriormente il rendimento del servizio. A Ragusa, così come in altri 8 comuni siciliani, arriva la carta d'identità elettronica. Il documento di riconoscimento conterrà una serie di informazioni aggiuntive oltre a quelle legate all'identificazione. Anche a Ragusa, come in altri 200 comuni italiani, è arrivata la nuova carta d'identità elettronica. Il nostro capoluogo di provincia fa parte dei 9 comuni siciliani che hanno aderito e sono stati autorizzati al rilascio della CIE dal Ministero dell'Interno. Oltre a Ragusa, in questa prima fase sperimentale fanno parte i comuni di Catania, Trapani, Brolo, Cefalù, Favignana, Floridia, Nicolosi e Taormina. La nuova carta d'identità elettronica è partita nei primi giorni del mese di luglio e potrà essere utilizzata non solo per l'identificazione
identificazione personale, ma anche per fruire i servizi di pubblica amministrazione e si può accedere al sistema SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Il suo formato è simile esteticamente alla patente o un bancomat, ma ha più funzioni, essendo dotata di un apposito PIN e microchip. Ed è proprio grazie a questo microchip che possono essere memorizzate le impronte digitali, la foto stampata al laser in bianco e nero per scongiurare il rischio di contraffazione del documento. Inoltre, è possibile specificare la volontà o meno di effettuare la donazione degli organi e dei tessuti dopo la propria morte, oltre all'inserimento di telefono, email, posta certificata e codice fiscale. Siamo in presenza di un progetto POLIS volto a snellire e velocizzare la comunicazione tra Stato e cittadini al fine di ridurre adempimenti superflui e inutili file agli sportelli pubblici grazie alla messa a punto di canali telematici ad hoc da parte dei vari ministeri che hanno migrato sulla rete gran parte dei servizi da loro offerti. Per richiedere la nuova carta d'identità elettronica sarà sufficiente recarsi all'ufficio anagrafe del proprio comune o presso il consolato di riferimento, se si vive all'estero. La carta verrà consegnata al massimo 6 giorni lavorativi. Verranno raccolti tutti i dati necessari esibendo il proprio documento di riconoscimento. Non sarà più necessario portare la propria fototessera, in quanto la foto verrà fatta in quello stesso momento tramite un'apposita applicazione. La validità della nuova carta d'identità varia in base all'età del titolare. Per i bambini di età inferiore ai 3 anni il documento ha validità triennale. Per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni il documento dovrà essere rinnovato ogni 5 anni, mentre ogni 10 anni per i maggiorenni. Coloro i quali dovranno rinnovare il documento potranno avere la nuova CIE al costo di circa 22 euro. Di certo, un documento ben più completo che porterà numerosi vantaggi. I cittadini diranno addio al documento cartaceo per stare al passo con i tempi in un mondo in cui la tecnologia organizza gran parte della nostra vita. È stata presentata ieri a Ispica l'8ª edizione della Festa del Pomodoro di Pachino IGP che si terrà a Marzamemi dal 2 al 7 agosto, presenti molti chef di caratura nazionale. Valorizzare e vendere la differenza per battere la crisi. Questa è la ricetta che Leo Bertozzi, segretario AICIG ed ex direttore del Consorzio di Tutela Parmigiano-Reggiano, ha proposto ieri come buon auspicio per uscire dalla crisi dell'agricoltura ai partecipanti della conferenza stampa per la presentazione dell'8ª edizione della Festa del Pomodoro di Pachino IGP, che si terrà a Marzamemi dal 2 al 7 agosto. Bertozzi ha sottolineato come ogni territorio abbia le sue eccellenze, ma anche le sue difficoltà, e per questo motivo si deve riuscire a fare un punto di forza delle diversità, valorizzando le caratteristiche di ogni prodotto attraverso il marchio territoriale, che diventa valore aggiunto per tutta la comunità. Una posizione rafforzata anche dal presidente del consorzio Sebastiano Fortunato, che ha voluto spiegare come, nonostante l'anno molto negativo per l'agricoltura della nostra zona, il pomodoro di Pachino IGP continua a essere scelto da enti prestigiosi come l'Accademia Barilla e a portare avanti iniziative importanti anche a livello nazionale, come il contest con l'Associazione Nazionale dei Food Blogger, appena concluso. Occorre però dare l'adeguato spazio anche sui mercati, consapevoli che l'offerta ha superato la domanda, puntiamo con forza ad aumentare la quota di programmazione del prodotto di filiera, sia in gruppi nazionali che esteri. Solo così possiamo riportare il reddito alle piccole e medie aziende del territorio. Grazie alla partecipazione, grazie a tutti coloro che collaborano col consorzio, nonostante quest'anno di grande difficoltà, promuoviamo questa festa all'insegna della comunicazione e far capire a tutti i nostri turisti che il pomodoro nostro ha una marcia in più rispetto a quello che trovano sul mercato. Più che la qualità, sicuramente è un anno che ci fa riflettere, dove bisogna puntare molto sul prodotto programmato, essendo un prodotto di filiera, quindi è facilmente programmabile con la grande distribuzione sia nazionale che estera, ma soprattutto l'aggregazione sul territorio è il punto di partenza. È un momento per far sì che i turisti che vengono dalle nostre parti, che sono ospiti dei nostri territori, possono apprezzare e degustare il vero pomodoro di Pachino IGP rispetto a quello che viene spesso spacciato sulle tavole come Pachino in maniera generica, ma che di Pachino purtroppo ha solo il nome e per lo più falso.
Il programma della festa è stato poi illustrato da Maria Impera, segretaria del consorzio organizzatrice da 8 anni dell'evento. La festa diventa sempre più un appuntamento per tutto il territorio. Alle attività di tipo artistico, sportivo e non gastronomico anche quest'anno si affiancherà la musica e lo spettacolo nelle serate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto. La nutrizionista Stefania Arfò infine ha sottolineato le proprietà nutrizionali del pomodoro di Pachino IGP. La chiusura della conferenza è stata affidata alla chef stellata Aurora Mazzucchelli del ristorante Marconi di Sasso Marconi, che insieme allo chef Salvo Latino ha preparato alcuni piatti per valorizzare il pomodoro di Pachino IGP. Oggi qui per parlare di buona cucina. La cucina nasce dai prodotti, quindi gli eroi, i veri eroi sono i prodotti e chi fa i prodotti. E noi aiutiamo poi ad esprimere meglio e a interpretare con il nostro carattere, con le nostre conoscenze il prodotto stesso. È stato un fine settimana di selezioni al centro commerciale Modicano per il concorso Un volto per la fortezza, junior, donne e uomini dei volti nuovi per le prossime campagne pubblicitarie. Tanti premi in palio per chi viene selezionato e per chi vota acquistando al centro commerciale. Ulteriore successo per il primo weekend di selezione di Un volto per la fortezza. Si è iniziato venerdì 15 luglio con la selezione del volto junior. Sul palco, insieme alla presentatrice Alessia Serena, c'era Patrick Ray, pugliese del Grande Fratello. È stato anche un pomeriggio di divertimento e risate con Pipi Tonella. Molto gradita infatti dal pubblico la sua performance. Sabato 16 luglio è toccata agli uomini. Ospite della serata la bella Elisa Lisitano del Grande Fratello. Domenica 17 luglio è stata la volta delle donne. Ospite speciale Massimo Bagnato da Zelig, che assieme a Max Garrone e Alessia Serena ha condotto sul palco del centro commerciale ed intrattenuto il pubblico con gag esilaranti. Il tutto è stato coordinato dal retail manager Sergio Mazzone. C'è un evento fantastico oggi che si chiama Un volto per la fortezza, che coinvolge giovani. Tra l'altro è un concorso di bellezza per eleggere proprio il volto della fortezza e coinvolge sia i giovanissimi, quindi diciamo i bambini, e poi un uomo e una donna che tra l'altro competeranno tra di loro per una cosa straordinaria che quando ho sentito ho detto cavoli, voglio partecipare, perché chi vince tra uomo e donna vince una panda, quindi è una cosa fantastica. Tra l'altro la panda è giù, se volete vederla, anche il fiocco rosa sopra, per cui è molto invitante, un regalo fantastico. Devo dire che la Fortezza è un centro commerciale che è riuscito a radunare proprio le famiglie, si respira un'aria conviviale fantastica qui, quindi veramente fantastico. Questa sera c'è stata una selezione con una sorpresa finale, sono passate tutte perché erano veramente brave, belle, intelligenti e magari qualcuna potrà vincere il premio, l'automobile. Io tra l'altro ho comprato una macchina sportiva, 99 euro al mese per 7 generazioni, mi sono comprato una macchina che corre anche in Formula 1, non posso dire che marca sia data, però è sempre la stessa casa, quasi vince una bella Fiat Panda che insomma potrà far muovere i primi passi con insomma grande felicità e serenità per muoversi in questa bella regione baciata dall'arte e dalla cultura che è la Sicilia. Ricordiamo che l'iniziativa è organizzata dal centro commerciale La Fortezza in collaborazione con il management artistico nazionale Antonio Saeli Management. Tanti premi in palio, buoni shopping da 1.500 euro, 800 euro e 400 euro per i primi 3 classificati delle categorie uomo e donna. Buoni viaggio da 1.500 euro, 800 euro e 400 euro per la categoria junior. Mega premio finale una Fiat Panda per il più votato o votata della categoria uomo o donna, grazie al voto dei clienti tramite cartolina che verrà consegnata con una spesa minima di 20 euro presso i negozi del centro e sempre per i clienti sensazionali premi settimanali. L'appuntamento è al prossimo weekend di selezione. Ricordiamo inoltre che è ancora possibile partecipare iscrivendosi entro e non oltre il 20 luglio, recandosi all'infodesk presso il centro commerciale La Fortezza, inviando una mail con foto e dati all'indirizzo casting@centrocommercialelafortezza.it e chiamando il 392 50 81 404. Le prossime settimane grandi artisti, avremo qui domenica 31 luglio Enzo Iacchetti direttamente da Striscia la Notizia e poi il 7 agosto Giovanni Cacioppo, il comico noto da Zelig, il questore di Licata di Squadra Antimafia, quindi grandissime iniziative e soprattutto grande partecipazione da parte del pubblico.
Manca appena un mese alla sesta edizione del Taranta Sicily Fest, in programma il 20 agosto prossimo. Con ospite principale Eugenio Bennato, e Scicli si appresta ad accogliere anche quest'anno migliaia di persone che accorrono da ogni parte della Sicilia. Sono tante le novità che gli ideatori e curatori del festival stanno organizzando per la città e soprattutto per il grande pubblico. Quest'anno sarà ancora di più una festa per tutta la città sin dal primo pomeriggio. I locali e i negozi partner dell'evento porranno a visitatori e turisti le specialità culinarie del territorio, ma anche le migliori produzioni artigianali tipiche. Come sempre, anche i veri appassionati della Taranta avranno occasione di essere non solo spettatori. Torna allo stage pomeridiano di Pizziche, a dirigerlo sarà Veronica Calati, pugliese doc e danzatrice di formazione classica. Darà ai ballerini esperti e dilettanti le nozioni base dei balli tipici pugliesi. E alla Villa Comunale di Pozzallo ieri c'è stata tappa di Walter Lazzarin, lo scrittore per strada, ormai noto grazie alla grande risonanza e fama attraverso i media nazionali, che gira per le strade di tutta Italia con la sua macchina da scrivere, promuovendo il suo terzo libro, Drago non si droga. Ieri Walter Lazzarin, conosciuto come lo scrittore per strada, ha fatto tappa alla Villa Comunale di Pozzallo. Con la sua macchina da scrivere Olivetti, il giovane di Rovigo gira l'Italia per promuovere il suo terzo libro, Drago non si droga. Non un tour tradizionale in libreria, ma in strada per raggiungere direttamente i lettori e riavvicinarli alla narrativa. Ai passanti regalata autogrammi, componimenti poetici in cui le parole cominciano tutte con la stessa iniziale. Walter è in viaggio ormai da 9 mesi, è molto seguito sui social e la sua idea ha avuto un grande successo mediatico, tanto da fargli guadagnare la partecipazione a diverse trasmissioni delle reti televisive nazionali. In questi giorni è stato ospite della rassegna letteraria Libri da Mare a Punta Secca, poi si è spostata a Pozzallo su invito di Giuseppina Sirugo dei Villani, il gruppo cittadino che si è impegnato per la riqualificazione della Villa Comunale Pozzallese, che con l'introduzione degli animali curati dai veterinari della Clinica del Mediterraneo e tante altre iniziative nel corso dei mesi ha cercato di riportare alla villa famiglie e bambini. Tanti curiosi che sono andati a trovare Lazzarin per un saluto e farsi raccontare del suo libro, e tra i visitatori anche il sindaco di Pozzallo Luigi Ammatuna, che ha portato i saluti della città allo scrittore. Notizia anche un'altra notizia, prima di chiudere, anche in provincia di Ragusa si ricorda la strage di Via D'Amelio, in cui 24 anni fa perse la vita Paolo Borsellino. La città di Vittoria ha aderito alla manifestazione a Palermo, mentre a Marina di Ragusa si svolgerà una fiaccolata e un momento di riflessione durante l'iniziativa. Ragusa non dimentica, in cammino sui passi di Paolo Borsellino. L'iniziativa culturale antimafia si tiene stasera, patrocinata dal comune e organizzata dal coordinamento cittadino dei movimenti e delle associazioni giovanili. Partirà alle 21 da Piazza Duca degli Abruzzi la fiaccolata, alle 22:30 è previsto l'arrivo in Piazza Malta, dove verrà proiettato il filmato Noi siamo Sicilia, realizzato dagli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa e premiato dalla Fondazione Falcone come miglior lavoro e regionale. Subito dopo la proiezione ci sarà l'occasione per discutere col giudice di Cassazione, consulente giuridico del Senato, Bruno Giordano, già intervenuto il 25 maggio scorso durante l'evento organizzato invece in memoria del giudice Giovanni Falcone. E ora, prima di chiudere, io vi saluto ma vi lascio alla nostra rubrica Sulla Testa. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Oggi ci occupiamo di un tema sempre molto delicato e difficile da gestire, quello del randagismo. Da una parte spesso manca la sensibilità delle persone, che specie in estate preferiscono abbandonare i propri animali, dall'altra parte c'è l'incapacità delle istituzioni di dare risposte ad un fenomeno crescente. Sentiamo questa denuncia che arriva da Scicli. La denuncia arriva da un volto noto di Canale 74, la veterinaria Concetta Pellegrino, già ospite della trasmissione Contromano per discutere proprio del fenomeno randagismo. La dottoressa Pellegrino ci ha contattati per denunciare l'ennesimo abbandono di animali e la non risposta delle istituzioni. Ecco cosa è successo. Così, le 12:30 sono arrivate e ho trovato questi cuccioli di cane.
Faccio presente che nei giorni scorsi sono stata abbandonando i molti cuccioli di gatto, ai quali ha dato soccorso perché in fondo i gatti è più facile da gestire. Adesso questi cani che sono stati abbandonati ho difficoltà perché ho altri cani recuperati che non li accettano, per cui ho chiesto aiuto ai vigili urbani, i quali mi hanno detto che siccome erano le 2:15 loro non erano orari d'ufficio, dovevo arrivare verso le 3 qualcosa, che mi avrebbero aiutato magari a verificare sul posto la presenza di questi cuccioli. Mi sono recata verso le 17 meno qualcosa, sono andata di nuovo dai vigili perché non ho avuto nessuna risposta da parte loro, e non avendo suonato e non avendo avuto risposta mi sono recata dai carabinieri. La Pellegrino si trova spesso a soccorrere animali feriti trovati per strada, animali che poi cura a proprie spese e tiene nella sua proprietà di Cava d'Aliga. La misura però è ormai colma, troppi animali abbandonati, troppe richieste di aiuto. Quindi neanche a dire che è falso tutto quello che io dico, i risultati sono giorno per giorno raccontati dalle persone che mi telefonano in continuazione dicendo di aver trovato cuccioli di cane e gatto e di non poterli accudire perché non hanno il posto dove tenerli. I vigili non rispondono, per cui non si capisce chi se ne deve occupare. Ho più volte chiesto l'intervento sia dei commissari straordinari sia della polizia municipale, ai quali forse non mi vogliono dare nessuna risposta. Il problema è molto serio, non dobbiamo dimenticare che nel passato, proprio perché questo stato di cose veniva ignorato, si è verificato il fatto del bambino che è stato ucciso e anche della tedesca che è stata aggredita. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare il bis? Questo lo dico apertamente, perché ci sono tutte le condizioni, visto e considerato che molte volte ricevo telefonate di persone ai quali i bambini con le bici oppure le persone anziane che vanno in giro a fare verdura o altro si ritrovano con gli animali che a gruppo creano loro dei problemi. Chiediamo agli organi competenti di dare le dovute risposte alla dottoressa Pellegrino e poi ci chiediamo tra l'altro come si faccia ad abbandonare 3 cuccioli così teneri, e ne approfittiamo per dire che chi volesse adottarli può contattare il numero che compare in sovraimpressione.